con il cortile quattrocentesco, durante il restauro sono apparsi alla quota del cortile di Federico alcuni elementi. Vedete, un arcone, vedete che ha a destra, a sinistra, in cantonale, uno dei due edifici, un arcone, probabilmente da mettersi in collegamento col vicolo che sale da sotto, e sopra, immediatamente sotto le crociere del cortile quattrocentesco, due bifore del tutto simili in dimensione e forma a quelle che avevamo già visto nel palazzo di cui parlavamo prima. Abbiamo ospiti con noi per questo secondo intervento, Bianca Maria Ragni e il professor Ferdinando Treggiani. Il professor Ferdinando Treggiani, professore di storia del diritto medievale e moderno dell'Università di Perugia. Bianca Maria Ragni, non vorrei sembrare inopportuno nel presentarla in questi termini, ma figlia di Sergio Ragni, autore del testo da cui muove, per certi versi, l'intervento che sta per cominciare. Un testo, lo faccio vedere, tanto più che c'è poca luce in questo momento in sala. Sabato Giudeo, ucciso di Venerdì Santo, Perugia 1345. Possiamo chiamarlo un romanzo che muove da un dato storicamente accertato, un episodio storicamente accertato della Perugia tardo medievale, scritto da Sergio Ragni, il padre appunto da Bianca Maria, recentemente scomparso. Bianca Maria parla rapidamente di questo testo, che ci permette poi, grazie alla presenza del professor Treggiani, di aprire una veloce parentesi su un aspetto forse non troppo scolpito nell'immaginario medievale nostro, vale a dire la presenza e l'integrazione delle comunità ebraiche all'interno delle città medievali e dello specifico per lo professore del caso di Perugia. Sabato Giudeo, ucciso di Venerdì Santo, è un libro più complesso, in realtà in forma di noir storico, perché prende spunto da una cronaca molto curiosa, da un fatto che occupò veramente la città di Perugia nel 1345 e che vide una fine nel luglio. Poi dopo Ferdinando Treggiani ci aiuterà a collocare meglio proprio nell'ambito della vita cittadina perugina la presenza degli ebrei. Il fatto storico molto particolare fu che l'anno seguente, 1345, essendo podestà di Perugia Ciro d'Ancona, il dì della passione di Nostro Signore, che fu al 29 di marzo, fu ammazzato in casa di Andreuccio di Stefano, Sabato Giudeo e la moglie. Quindi un ricco giudeo di Perugia viene ucciso il Venerdì Santo, quando gli ebrei in realtà non potevano circolare per la città perché avevano varie interruzioni, poi appunto non voglio rubare la parola, venne ucciso in casa di cristiani. Cosa fatto ancora più curioso, oltre questo dramma che segnò la città, il fatto che il comune fece chiudere le botteghe e interrompere le attività produttive, cosa che di solito veniva riservata a cittadini cristiani. La storia, diciamo, degli insediamenti ebraici nelle cittadine umbre, Perugia forse fu interessata dall'insediamento maggiore, ma anche Gubbio. Gubbio ebbe tra l'altro un episodio analogo a quello della Pasqua del 1345 a Perugia. Gubbio corse l'assassino di questo ricco usuraio ebreo, perché nel 1469 fu incendiata la porta di casa di Samuele di Consiglio nei giorni della Settimana Santa. Voi sapete, gli ebrei erano costretti dagli interdetti canonici a partire dal Quarto Concilio Lateranense del 1215, ma poi dalle decretali di Gregorio IX della prima metà del 200, a stare chiusi in casa, ed era una misura che serviva non soltanto perché il rito cristiano avesse la sua esplicazione, ma anche per
tutelare gli ebrei dalle ritorsioni dei cristiani, diciamo gli ambienti dell'insofferenza ecclesiastica, ma anche gli ambienti, diciamo, dei cittadini debitori, dei prestatori ebraici, trovavano occasione nella Settimana Santa appunto per violenze di vario genere. Buongiorno a tutti. Ieri abbiamo considerato molto brevemente le scritture che abbiamo definito documentarie, ovvero pratiche. Oggi e domani consideriamo invece le scritture librarie e dunque il libro. Il libro come contenitore di cultura, come portatore di testi. Uno di questi due libri, quello piccolo che sta sotto la lampada, proviene dall'Archivio di Stato di Gubbio, qui vicino, e in particolare dal Fondo Armanni. L'altro formaggio, questo gigantesco, viene invece dalla biblioteca del capitolo cattedrale di Gubbio, che sta presso la cattedrale, presso il Duomo. E quindi ringraziamo i responsabili della biblioteca e dell'archivio capitolare per aver portato qui questo librone. Si cominciava a scrivere il libro sul lato carne, dunque il primo lato che affrontava il lettore sarebbe stato il lato migliore nella prospettiva chi scriva, quindi si cominciava a scrivere naturalmente da questa parte qua, progredendo sul lato pelo corrispondente, sempre a foglio disteso naturalmente, si girava così naturalmente. L'altra piccola cosa che vorrei dire è che la riforma grafica di cui parla Attilio è una riforma grafica importante, decisiva, che però non è fatta tanto per la scrittura dei libri quanto per la lettura dei libri. L'idea era che questi libri, nella prospettiva di una, scusatemi, ma insomma era un'interlocuzione che era per voi, la scrittura di questi libri con una scrittura nuova e francamente più leggibile fosse la precondizione per la riattivazione di un circuito scolastico che Carlo Magno prescrive in maniera letterale. E dunque questi libri servivano perché si doveva imparare a leggere, dunque a conoscere una scrittura che non era più composta da 60-70 segni, come necessariamente avviene per le scritture corsive, dove ogni lettera, non tutte le lettere, ma molte lettere, hanno una forma diversa in funzione della lettera che precede o che segue. Con la Carolina è tutto più semplice, ma proprio quantitativamente, perché si imparano a scrivere 21-20, a seconda dei casi, segni, e quei segni, e solo quei segni, che dunque si apprendono molto facilmente, servono poi a scrivere in maniera indistinta e indifferenziata tutto il dicibile, tutto il pensabile. Abbiamo deciso che introdurrà un po', ci spiegherà la figura di Matilde. Ricordo che questo è l'anniversario, quest'anno, no? 2015, del professor Cornieri, lo sa bene perché appunto ha lavorato moltissimo quest'anno, e quindi lasciamo a lui un po' il... ci presenti questa figura di questa donna. Magari, professore, le chiedo una cosa che ho detto prima, di ricordare anche un autore a cui teniamo tutti particolarmente, e poi lasciamo la parola per una Matilde più privata, diciamo, al professor Cantarella. Va bene? Grazie, dottor Fiodavanti, grazie ai presenti, grazie all'organizzazione molto efficiente di questo festival del Medioevo a Gubbio, dove io non ero mai stato, per cui mi sono anche perso tra queste strade meravigliose, su e giù, è stata una scoperta. Io ho dovuto riempire un vuoto che ha lasciato Vito Fumagalli ormai 18 anni fa, morto nel 97. Con Vito Fumagalli ho fatto delle cose importanti, tra cui appunto la traduzione, l'edizione e la traduzione della Vita Matildis di Donizone, pubblicata più volte in molte lingue assieme al Codice Vaticano Latino 4922, appunto della Biblioteca Vaticana, un codice straordinario e facsimile, che ha girato anche tutto il mondo. Pensate che è tradotto in giapponese. Un giorno io ho sbagliato a scrivere il mio nome su Google e mi sono scritto Corin Harry e mi sono trovato il codice in giapponese, è stato pubblicato anche là.
Ecco, quell'esperienza veramente mi ha avvicinato molto a Matilde, al quale ero già stato vicino dal 77, quindi da molti anni. Ritengo piuttosto interessante e importante quello di Acabù, perché affronta il problema dei legami di Matilde con la Chiesa. L'altro è un libro di larga diffusione economico, che un po' è riassunto di un libro più ampio, che è una biografia di Matilde in Canossa, che ho pubblicato diversi anni fa, tradotto in tedesco e più volte riedito. Matilde nasce nel 1046, probabilmente, ecco, quando muore nel 115 ha 69 anni, quindi è più o meno a Mantova. Non siamo sicuri, ma lì aveva il palazzo suo padre, Bonifacio di Canossa. Ha una sorella, si chiama Beatrice, e un fratello che si chiama Federico. Nel 52, quando lei ha 6 anni, il padre viene ucciso in una imboscata durante una battuta di caccia vicino a Mantova. E nei 2 anni successivi muoiono anche il fratello e la sorella. Diciamo sul mito, sui miti, Matilde vive nel mito. Non è detto che non nasca nel mito, forse, può darsi, chi lo sa, cercherò di arrivarci. Allora, le cose che si leggono, per esempio, sul web, io ne ho segnata qualcuna perché non è male. Dunque, Wikipedia viene aggiornata di quando in quando, questo è il 2014, contessa, duchessa e marchesa, fin qui giusto. È una delle cose di Matilde di Canossa, una delle particolarità, che in Emilia viene chiamata contessa. In Toscana viene chiamata Marchesa di Toscana, lei si chiamava anche Ducatrix, Duchessa se lo ricorda, praticamente se lo ricorda mai nessuno, però è curioso perché di là dal crinale Matilde è soltanto Marchesa, di qua dal crinale Matilde, di qua dal mio punto di vista, insomma, di Emiliano, è praticamente soltanto Contessa, è una cosa strana, ma insomma. Vabbè. Allora, Contessa, Duchessa e Marchesa, in possesso di un vasto territorio accidenti a me che comprendeva la Lombardia, e la Lombardia, insomma, la cartina che ha fatto vedere Paolo, sì, buona fetta di Lombardia, non è la Lombardia, oltretutto l'Emilia, la Romagna, che mai Matilde si è sognata, per la Romagna era in saldissime mani, virgolette, imperiali, cioè dell'arcivescovo di Ravenna, ed era, la Romagna è stata, dirò di più, senza voler anticipare nulla perché la Romagna è stato il luogo dove la riforma ecclesiastica del secolo XI è cominciata in Italia, è stata la riforma delle chiese episcopali legate al regno di Germania e all'impero. Fernando Rodelle ci ha insegnato che la storia ha tempi diversi. Nel caso specifico della lotta per l'investitura, diciamo che la questione si svolge su due piani cronologici, uno di lunghissima durata perché è arcato su più secoli, e l'altro invece un piano molto convulso, molto breve, che si svolge, diciamo, dall'ultimo quarto del XI secolo fino al 1122, cioè fino al concordato di Worms. Partirò da questo periodo lungo, quello appunto che si dilata su più secoli, per cercare di delineare le premesse di quello che poi verrà fuori in questa fase convulsa che ho detto. Nell'età tardo antica e nel primissimo Medioevo, diciamo, si è ormai affermata un tipo di selezione dell'episcopato che è, per così dire, di basso comunicazione con le aristocrazie di origine romana. Perché vengono scelti i vescovi? Perché i vescovi, appartenendo appunto all'aristocrazia senatoria soprattutto, sono capaci di parlare molto bene, cioè hanno strumenti retorici, sono degli ottimi amministratori perché le donazioni già arrivano alle chiese, sono dotati anche di proprio cultura politica e filosofica tale che diciamo avviene quasi in automatico questo scambio. Se uno vuole capire bene come funziona la rivoluzione russa, deve leggere il dottor Girardi. Se vuole capire bene come funziona l'Italia del 600, ovviamente legge i Promessi Sposi. E ovviamente per la crisi dell'autorità
russa e zarista legge quella in pace. E magari consiglierei di leggere anche Roberto Bolano per sapere come funziona il problema dei cartelli della droga fra Messico e Stati Uniti. Se uno vuole capire qualcosa della storia delle investiture e della lotta per le investiture, non sa che leggere. Perché la lotta per le investiture è sul piano della storia della cultura e storia della letteratura, allargherei un po', è un vero fallimento. Si sono scannati per due secoli e non hanno ottenuto nulla. Il concordato di Worms non risolve nulla. Finito. La lotta per l'investitore è cominciata sei secoli prima, no? Da Gregorio Magno. È un argomento assolutamente di elite. Nessuno ha letto i testi che punteggiano la storia della lotta, nessuno fra i lettori ai quali pensiamo, che punteggiano la storia dell'investitura. Buonasera a tutti, e l'argomento che tratto è proprio il rapporto tra arte e ideologia nell'età dei comuni. Sappiamo appunto quanto il pensiero della classe dominante, anche dei committenti, possa aver influenzato le opere, ma preoccupazione di questo intervento, quindi le questioni da porre e da esaminare, sono piuttosto come gli stessi artisti hanno potuto reagire, comprendere quanto a loro veniva chiesto, interpretarlo e farsi a loro volta in un certo senso iconografi. Quindi è un approccio questo non del tutto usuale, anche se ora il mondo si è molto incrementato nella storia dell'arte, sappiamo quanto gli storici dell'arte siano soprattutto filologi e formalisti, però da questo punto di vista noi possiamo apprendere molte cose contestualizzando proprio l'opera e vedendo come dalla contestualizzazione possiamo comprendere addirittura anche maggiori arricchimenti e maggiori novità portate proprio dagli stessi maestri. Ecco, però, a un certo punto, questa che era una facciata splendida e che aveva fatto l'orgoglio di Firenze e l'orgoglio proprio dei cittadini e tutti avevano partecipato a questa impresa, non soltanto il vescovo, non soltanto il capitolo, non soltanto il Papa che pure aveva mandato il suo legato Matteo d'Acqua Sparta, ma il comune che addirittura aveva messo gabelle e tassato quelli che erano gli atti testamentari per riuscire ad accumulare niente di nuovo, più finanziamenti possibili da destinare a quella che era la cattedrale di tutti. Ecco, una volta negli anni 30 che si ha intenzione, morto Arnolfo, dato il papà da Mignone, di riprendere la facciata, ecco che non interessa più, c'è qualcosa che non cattura più quella che è il principio di identità. Perché? Eppure era stata una facciata identitaria, come identitaria era stata quella di Siena. Perché questo? Perché evidentemente non si riconoscono più in quelli che sono gli elementi stilistici. E poi sappiamo appunto che cosa dice anche Dante nell'undicesimo canto del Purgatorio, credente Cimabue. Nella pittura a tenerlo capo e ora ha Giotto il grido, cioè un grande come Cimabue a un certo momento deve cedere il passo a un artista emergente più giovane di lui che è Giotto. Dunque grande considerazione da parte dei contemporanei per un maestro di eccellenza assoluta qual è Giotto, che darà un'impronta del suo stile a larga parte della nostra penisola, perché poi il fenomeno giottesco non è limitato solo a Firenze o all'Umbria francescana, ma si diffonde ovunque e attraverso la presenza diretta di Giotto e attraverso
la moltiplicazione dei seguaci che finiscono per occupare ogni parte della penisola. Ma dov'è che l'artista comincia timidamente ad apparire all'interno di una sua opera? È in questo grande dossale, in questa grande pala d'altare marmorea che si trova nella chiesa fiorentina, oggi in larga misura sconsacrata, di Or San Michele. Autore di questa pala marmorea è Andrea Licione, detto l'Orcagna. Andrea Licione, detto l'Orcagna, che realizza questa complessa e impegnativa opera nel 1359. Certo è che quando torno alla metà degli anni 50 del secolo scorso, non so quale medioevo, il medioevo era un po' quello che si incontra qui per l'estate di Gubbio e gli altri paesi di origine medievale, cioè le alabarde, le corazze, gli elmi, le spade di latta o di cartone, cioè era il medioevo delle lotte politiche, anzi delle guerre, della lotta tra i principi, la lotta fra principi della Chiesa o principi laici. Era un medioevo senza idee in sostanza. Era, come dice il nostro caro amico Ernesto Manzelli, grande storico della cultura medievale, il medioevo delle alabarde, perché lui che di alabarde non si occupava, ma si occupava di monumenti ereticali, aveva difficoltà a farsi riconoscere come medievista e vincere i concorsi. Con la metà del secolo scorso, più o meno, come a volte sottolineato Paolo Leonardi, la base documentaria del Medioevo è cambiata, non sono più solo le cronache di carattere storico-politico, sono i testi autografici, esegetici, mistici, filosofici, teologici, che sono diventati la base documentaria degli storici del Medioevo. Molti ne vengono ancora legati ad una storia essenzialmente politico-istituzionale, ma la storia del Medioevo è diventata della cultura medievale, per merito anche dei medioatinisti, cioè dell'istituzione delle cattedre tardiva in Italia di letteratura medievale, primo grande maestro Franceschini, che hanno contribuito notevolmente a far capire che il Medioevo è qualcosa di diverso e di più serio del Medioevo del Fare di Gubbio e delle quello che avrebbe di questa documentazione del Medioevo sia la Repubblica di San Marino, appunto, dove l'orcia delle armi interviene ovviamente per indicare il Medioevo. Il titolo che avete trovato qui nel programma, Tavola con il Medioevo, diciamo con gli uomini del Medioevo, perché col Medioevo stare a tavola sarebbe un po' difficile. Sentite, vero? Sì. Ecco, mi vorrei porre una domanda preliminare. Se noi fossimo, noi che siamo qui adesso, a tavola, con degli altri noi di alcuni secoli fa, a mangiare le stesse cose, ci capiremmo oppure no? Ci capiremmo nel senso di parleremo lo stesso linguaggio, useremo gli stessi termini, gusteremo le stesse, apprezzeremo le stesse cose, perché la cucina, il cibo ha un suo linguaggio, ha una sua grammatica, un suo senso. Tutte le società utilizzano una grammatica gastronomica precisa.
dando un certo valore a una cosa in rapporto all'altra. La cucina non è un insieme casuale di cibi che si mettono dentro un sacco e poi si consumano. La cucina è un sistema che ha un suo significato, una sua logica, all'interno del quale tutto ha un senso, tutto ha un valore. Una cosa si può definire buona in rapporto a un'altra che non lo è. E per quello che un grande storico dell'alimentazione, Jean-Louis Flandin, che era uno specialista piuttosto dell'età moderna, ma è stato veramente un grosso personaggio, inventò un'espressione che mi piace spesso ripetere. Lui parlava di strutture del gusto, per dire che anche il gusto, un termine che noi siamo soliti collegare piuttosto a delle reazioni di tipo individuale di fronte al cibo, oltre a essere questo, fanno anche parte di una struttura, cioè fanno parte della storia. Prima ci diceva Giulio Gregori che il diavolo è un personaggio storico, ecco, aggiungerei anche il gusto è un personaggio storico. Si può studiare il gusto perché non è una cosa casuale che accade occasionalmente per motivi bizzarri, ma è qualcosa che si struttura rispetto ai valori culturali complessivi di ciascuna società. Questo è il motivo per cui nel mondo le stesse cose appaiono buone a qualcuno e cattive a un altro. Ci sono culture che apprezzano certi tipi di cucina che in altri paesi non piacciono, e questa varietà che noi troviamo nello spazio la troviamo anche nel tempo. Quindi se oggi è diverso parlare di, che so, cucina italiana o di cucina cinese o di cucina marocchina, altrettanto diverso è parlare di cucina, a questo punto però devo aggettivare, diciamo italiana, visto che siamo qui oggi, o di cucina italiana medievale. Le differenze nello spazio sono simili alle differenze nel tempo, e il gusto è qualcosa che appartiene alla società, quindi cambia nel tempo, quindi è un soggetto storico. E questo è veramente il paradosso di quando si studia il cibo, cioè che noi ci giriamo attorno da tutte le parti, vediamo che è una cosa assolutamente centrale dal punto di vista della vita quotidiana e dal punto di vista storico, che ha delle implicazioni fondamentali dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, dal punto di vista religioso, dal punto di vista sociale, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista filosofico e via dicendo. E quindi parlando di cibo riesco a parlare di tutto, e poi la cosa che mi sfugge di più è il momento in cui questo cibo viene mangiato. E pazienza, ci accontentiamo lo stesso. Grazie a tutti.